Buonasera a tutti, è ora di iniziare anche con questa diretta qua del gruppo Tecnozoo. Solitamente facevamo questo tipo di incontro sul mio gruppo Facebook di Riccardo Torricelli Barbieri. Questa volta abbiamo deciso di estendere la partecipazione a questo evento sulla pagina Tecnozoo per un motivo, perché è un argomento di interesse molto ampio, quindi non interessa solo gli allevatori in senso stretto, bensì tutto il mondo dell'agricoltura, quanto si parlerà di conservazione dei foraggi, in questo caso in maniera specifica del silo mais, ma non solo, anche dei fieni. Quindi ecco il motivo per cui abbiamo voluto estendere questa diretta su tutta la pagina Tecnozoo, su tutto il pubblico della pagina Tecnozoo. Quindi questa sera parleremo insieme al dottor Marco Pidoca, uno dei referenti, il referente per il Sud Italia della linea inoculi, imballaggi e delle sementi per quanto riguarda il gruppo Tecnozoo. Gli appuntamenti, per chi non ha seguito gli appuntamenti scorsi, si svolgono nel seguente modo. Solitamente ci sono io, affiancato da un professionista, da un esperto del gruppo Tecnozoo. Abbiamo parlato in passato di alimentazione delle vacche da latte, soprattutto nel periodo di transizione. Abbiamo parlato di biosicurezza, come l'ha detto adesso Giovannitti l'ultima volta. Abbiamo parlato di tecnologia applicata all'allevamento per quanto riguarda i collari Mu Monitor, insieme a Italo Guarneri, insieme al dottor Boldrin. Abbiamo parlato di aspetti alimentari e gestionali. Ecco, quindi oggi siamo qua insieme al dottor Pidoca, appunto, per questa presentazione. Parleremo di insilamento, soprattutto in quanto Tecnozoo collabora insieme a Atcon, una primaria ditta produttrice di inoculi per la conservazione, in questo caso del silo mais, comunque in generale adatta a tutti i tipi di foraggere, quindi commercializza appunto questi inoculi. Se Marco è pronto per la presentazione, può condividere. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Siamo pronti, grazie Quindi dell'introduzione. lascio la parola a te. Condividiamo. Allora, come vi aspetto, stasera parleremo di questo tema della conservazione appunto dei foraggi affinati del mais e del sorgo. E può avvenire attraverso due diverse tecniche, che sono la fienagione e l'insilamento. Entrambi hanno lo stesso obiettivo finale, ovvero quello di mantenere il valore nutrizionale a livelli di poco inferiori, se più possibile poco inferiori, rispetto a quelli dello stesso foraggio al taglio, e creare le condizioni sfavorevoli per qualsiasi attività microbica indesiderata, assicurando quindi in questo modo la prolungata conservazione del foraggio. Permette di contenere queste perdite complessive di conservazione al valore indicativo del 5%, contro il 15-25% appunto della fienagione. E i processi fermentativi caratteristici della conservazione per insilamento sono instaurati dalla microflora epifita, lieviti, muffe, clostridi, bacilli, che sostanzialmente sono i microrganismi presenti su foglie, fiori, steli e altre piante, parti della pianta. La quantità di questi microrganismi sono influenzati dalle condizioni ambientali, quindi dal sole, dalla pioggia e vento e così via, in particolare appunto dalla maturità della pianta,
dalle sue parti senescenti e morte e dalla possibilità di presenza e eccesso a materiale organico segreto. Anche la parte morfologica della pianta, la distanza dal terreno, le parti basali, ad esempio, sono maggiormente contaminate da clostridi enterobatteri, contribuiscono appunto allo sviluppo e alla differenziazione di questi microrganismi che abbiamo visto prima in tabella. E prima di parlare di fermenti o di fermentazioni varie, appunto a dare qualche consiglio per quel che riguarda appunto il momento della raccolta. Il momento di raccolta diciamo ottimale dei foraggi si ha attraverso un giusto compromesso tra la qualità e la produttività. Ad esempio delle leguminose, ma dell'erba medica in particolar modo a inizio spigatura fioritura. Per quanto riguarda invece il sorgo a maturazione latteo-cerosa e a maturazione diciamo cerosa per quel che riguarda il mais. Tutte le foraggere possono essere insilate, anche se alcune diciamo hanno più attitudini rispetto ad altre, e qui un po' il punto centrale diciamo che ci porterà alle diverse fermentazioni. Quindi è fondamentale l'utilizzo appunto l'attitudine di un foraggio all'insilamento, che viene favorita dal maggior contenuto di carboidrati solubili appunto della pianta e questi, diciamo, in acqua che rappresentano appunto il substrato delle fermentazioni. Questi si risultano più elevati nelle fasi giovanili della pianta e da qui il consiglio di falciare, diciamo, precocemente quando è possibile. Poi, anche se negli ultimi anni, soprattutto solo quest'anno c'è stata, diciamo, possibilità di falciare nel momento giusto. Di falciare, diciamo, appunto nelle giornate di sole e con punte al termine della giornata per effetto appunto dell'attività di fotosintesi della pianta. E anche in questo caso quindi si consiglia di falciare diciamo al termine della giornata. Questa attitudine viene però sfavorita dal maggior potere tampone della pianta, che è dipendente per lo più da sali, acidi organici e in misura minore dalle sostanze appunto azotate, che ostacolano diciamo l'instaurarsi di un ambiente acido adatto alla conservazione. È inoltre sfavorita dal contenuto in acqua troppo elevato. Perché? Perché sostanzialmente questo pur agevolando il compattamento del silo, quindi determina delle fermentazioni intense e prolungate, con elevati livelli di acidi e maggiore de degradazione delle proteine. E da qui appunto si ha il pericolo di fermentazioni indesiderate, come appunto quelle da batteri butirici e produzioni di sostanze tossiche, quali appunto le amine biologiche, biogene, che derivano appunto dalla degradazione delle proteine. Inoltre, questa attitudine viene sfavorita da tenori in acqua troppo bassi, quindi non solo troppo elevati, ma anche troppo bassi, che ostacolano il compattamento e l'espulsione dell'aria. Infatti, nei prodotti appunto molto secchi, che cosa succede? Fa un po' un effetto, diciamo, molla quando si va a compattare il prodotto. Viene schiacciato, ma non si rialza normalmente. E questi, diciamo, stimolano la proliferazione, infatti, di lievito e muffe. E inoltre, la presenza di aria all'interno, appunto, della massa insilata, comporta, appunto, alte temperature della massa. E di conseguenza favorisce la diminuzione sia della digeribilità di proteine che della frazione glucidica con la formazione delle reazioni di Maillard. E lievito e muffe sono i principali responsabili della perdita di sostanza secca, quindi in loro presenza si ha una maggiore perdita di sostanza secca al momento dell'apertura della massa insilata. E quindi comportano questo, ma comportano anche il surriscaldamento appunto della stessa massa insilata.
che i prati stabili e soprattutto l'erba medica presentano comunque non poche difficoltà nell'insilamento. Perché? Perché questo è dovuto ai modesti tenori di zuccheri solubili di cui parlavamo prima e dall'elevato potere tampone che queste piante presentano. E di conseguenza c'è sempre, come abbiamo detto prima, il pericolo di avere fermentazioni indesiderate come quelle butiriche. Per questi foraggi, quindi, noi consigliamo, ma comunque è bene controllare anche l'umidità, effettuando appunto un preappassimento in campo che permette appunto di eliminare un po' d'acqua e favorire, diciamo, l'acidificazione del prodotto stesso. Per quanto riguarda il sorgo, invece, presentando un elevato contenuto zuccherino, presenta sicuramente meno difficoltà nell'insilamento. Però, rispetto anche al mais, bisogna stare un po' attenti all'umidità. Prodotti molto umidi, come abbiamo detto prima, possono comportare comunque formazioni o comunque fermentazioni anomale. Per quanto riguarda il mais, invece, questo presentando migliori contenuti, appunto zuccherini, infatti molti allevatori, da come vedo da un po' di anni, sul prodotto in cui hanno meno problemi nell'insilamento e presentando anche una scarsa capacità tampone. Può essere insilato, diciamo, facilmente, viene considerato come facile da insilare. Lo stadio vegetativo del foraggio alla raccolta costituisce appunto un fattore fondamentale nel poter assicurare appunto la giusta quota di zuccheri solubili a batteri fermentanti, perché diciamo, il nostro obiettivo principale è proprio questo. Far sì che i zuccheri presenti appunto all'interno dei foraggi vengano utilizzati dai batteri fermentanti. E come possiamo vedere, diciamo in questa tabella, riportiamo appunto alcuni parametri, alcune percentuali di sostanza secca che noi consigliamo per i diversi tipi di foraggio. E questo perché? Perché giustamente all'aumentare della maturità. Le sostanze nutritive vengono utilizzate dalla pianta stessa con aumento del valore nutritivo del seme, cioè quelle sostanze vengono utilizzate per la formazione del seme stesso. Questo comporta, diciamo, accompagnato da un contemporaneo aumento delle frazioni fibrose, che comportano, appunto meno digeribilità dello stelo e delle foglie. Appunto, possiamo osservare qual è il momento ottimale per la trinciatura del mais. Il momento ottimale che noi consigliamo è appunto si consiglia di insilarla a circa 2/3 della linea lattea della granella. Perché? Perché tra 1/3 e 2/3 sostanzialmente si ha sicuramente un prodotto con un contenuto minore di amido. La digeribilità comunque sarà sì un po' più altina sostanzialmente, ma si perde diciamo una buona percentuale di amido che oltre alla digeribilità è quello che a noi per quanto riguarda il mais. E stabilire per quanto riguarda invece scusate i foraggi prativi questi, diciamo, non si può prescindere da un taglio precoce, sarebbe meglio a fine elevata che a inizio spigatura per le graminacee, non oltre la fase fenologica, appunto dei bottoni fiorali per le leguminose e diciamo, tranne per le leguminose appunto da granella dove va attesa la completa formazione del baccello. Passiamo adesso al discorso del taglio. Per la lunghezza e l'altezza di taglio principalmente. E tra la lunghezza e l'altezza di taglio bisogna ricercare il miglior compromesso tra esigenze opposte. Infatti, l'altezza di taglio della pianta da insilare deve garantire la pulizia dello stelo nelle sue parti più basse, da
non avere imbrattamenti da parte del terreno. Come ben sappiamo, appunto, la terra può comportare, diciamo, porta con sé clostridi, ad esempio. E appunto questo accade soprattutto in quelle foraggere in cui l'umidità è molto elevata e dove c'è una scarsa poi concentrazione zuccherina, come abbiamo visto prima, ed un alto potere tampone, come succede appunto nelle leguminose. Nel caso invece del mais e del sorgo, più si alza il taglio, l'altezza di taglio, e migliori saranno le concentrazioni appunto nutritive e la digeribilità della fibra, a scapito di una purtroppo certa diminuzione delle rese. Le lunghezze di taglio, queste se sono minime, favoriscono appunto sia la compattazione della massa e una fermentazione ottimale, con una maggior facilità di desilamento, ma penalizzano appunto il contenuto di fibra e come potete vedere appunto in questa tabella non si hanno maggior difficoltà perché penalizzano questa fibra strutturata, si hanno maggiori difficoltà di inserimento e razione, specialmente per quando si utilizzano grandi quantitativi di insilato. Le lunghezze di taglio più frequenti comunque variano da 1,8 cm a 0,7 cm. E le prime con l'utilizzo di rompigranelle, invece le ultime appunto senza l'utilizzo di rompigranella. Per quanto riguarda invece l'insilato di erba, Marco, sì. ma posso interromperti un attimo, visto che mi viene spontanea una domanda. Con allevatori in giro, soprattutto per il nord Italia. E in questo momento si parla di trinciatura, perché stiamo arrivando al punto finale, no? Stiamo arrivando al punto di raccolta dopo la semina. Ovviamente di queste primavera adesso si arriva alla trinciatura. E c'è sempre la discussione, silage, non silage, quindi lunghezza di taglio, adesso stavamo vedendo sicuramente la lunghezza di taglio minima tende a migliorare il compattamento, quindi a migliorare le fermentazioni anaerobiche all'interno della massa. C'è questo silage che è sulla bocca di tutti, è una trinciatura particolare, quindi che lascia la fibra abbastanza lunga. E ci sono pareri contrapposti, chi l'ha provato, chi non l'ha provato, chi vorrebbe provarlo. Tu hai esperienza in questo settore? Hai esperienza sull'utilizzo dello silage e sulle potenzialità, pregi e difetti, insomma, di questa tecnica? Allora, è una tecnica che da noi non l'ho quasi mai vista, però la conosco perché un po' sentendo un po' su, diciamo, mi sono un po' argomentato pure anche per proporla, ma purtroppo non ci sono le macchine. Comunque lo silage soprattutto è diciamo una tecnica che viene utilizzata da molto tempo negli Stati Uniti. E questa consiste, come dicevi giustamente te, nella trinciatura del mais, diciamo a lunghezze che variano dai 26 ai 30 centimetri, millimetri, scusami. Quindi sostanzialmente una lunghezza di trinciatura molto diciamo maggiore, quasi il doppio rispetto a quella che utilizziamo adesso noi. E come tecnica, diciamo, una volta effettuata questa trinciatura, la massa da insilare comunque viene trattata con questa tecnologia, che non sono altro che derulli, che hanno delle scalanature appunto particolari, che hanno come compito quello di sminuzzare completamente diciamo, i pezzi della pannocchia e triturano anche i chicchi. Per inciderli. Questo che fa? Diciamo, questa operazione serve per far sì che vi sia da parte dei microrganismi, quindi dei batteri, che poi andranno a lavorare all'interno della massa insilata, una volta chiuso appunto la buca, potranno attaccare in modo migliore e maggiormente appunto la massa insilata. Di conseguenza, diciamo. Si aumenterà aumentando questa diciamo, superficie, le fermentazioni batteriche, quindi le fermentazioni che a noi interessano, lavoreranno, cioè saranno più intense, diranno, diciamo, miglioreranno ancora di più l'insilamento. Quindi, di
Non la conosco bene, però ho per sentito dire chi l'ha fatta, chi la sta utilizzando in questi ultimi anni si sta trovando bene, perché giustamente aumentando diciamo, la superficie di attacco dei batteri si avrà anche un aumento della digeribilità del prodotto in silato. Quindi si andranno a utilizzare anche quantitativi minori della massa appunto insilata, perché è più ricca in valori nutrizionali. Quindi è secondo me una tecnica che negli anni comunque si svilupperà sempre di più, sostanzialmente, Giuseppe. Quindi questa è un po' la cosa. Ti ringrazio del commento. Ti lascio andare avanti, ti interromperò il meno possibile. Vai tranquillo, vai tranquillo. E come appunto vi dicevo, quindi per quanto riguarda invece gli insilati di erba, questi appunto si vengono appunto devono essere trinciati a 2-3 cm con valori di sostanza secca, come abbiamo visto prima, pari al 28-30%. Poi per valori inferiori devono essere utilizzati appunto per prodotti maggiormente appassiti, quindi un minor spessore, una minor lunghezza di trinciatura per prodotti maggiormente appassiti, invece maggiore per prodotti più umidi. Poi ho riportato appunto ciò che succede con l'utilizzo del rompigranella. Molto semplicemente, anche qui riportiamo un po' poi, Giuseppe, anche il discorso dello strilegge, no? Se tu vedi con il rompigranella, comunque andando ad intaccare appunto la granella, si ha una piccola, ma comunque importante, aumento di ingestione della sostanza secca, ma si ha circa quasi un litro e più di latte in più, secondo lo studio fatto da Bollet altri nel 2000. Questo succede perché andiamo ad aumentare appunto la digeribilità dell'amido stesso, che passa da un 95 a un 99,3%. Quindi lo strilegge possiamo dire che insieme al rompigranella potrebbe essere il completamento e porterà una digeribilità dell'amido quasi del 100%. Poi vediamo andando avanti prove e cose, perché ancora non ci sono tantissime prove su questo strilegge, quindi vediamo un po' dopo come andrà avanti. Dopo aver fatto, diciamo, questa piccola sintesi su come tagliare comunque l'altezza e così via, che è cercando di capire appunto le fermentazioni che possono esserci in trincea dopo lo stoccaggio del prodotto attraverso appunto la copertura tramite il telo. E quindi iniziamo a parlare lattiche, fermentazioni Marco? lattiche. Marco, mi fermo ancora un secondo. A proposito di telo, hai nominato questa parola magica, telo, che viene utilizzato per coprire le trincee, quindi per creare un ambiente anaerobico all'interno della massa, che deve partire molto velocemente, più velocemente parte, meglio è, perché si instaura la flora lattica che poi abbassa il pH velocemente, no? Come vedo già nella slide. Telo. Molto spesso anche qua sento pareri contraddittori. Chi utilizza un telo unico, chi utilizza un telo accoppiato, quindi con un telo sotto sottile più un telo più spessorato, e chi utilizza invece il telo, la foglia sottile da 40 micron più il telo sopra più spesso da 150 micron indicativamente. Tu quali pensi sia la soluzione migliore? Sapendo che comunque mettere la foglia è un'operazione abbastanza complicata, perché quando mi racconto e vedo anche personalmente, quando sono le giornate di vento, mettere la foglia è abbastanza laborioso. Ma pensi sia necessario e pensi che possa dare dei vantaggi? Allora, io la prima esperienza della foglia te la voglio raccontare, tanto sono 2 secondi proprio. Ce l'ho avuta diversi anni fa in Sicilia. Andai a trovare un allevatore insieme al collega, diciamo, siciliano. Vidi un'assenza totale di cappello, totalmente assente. E là gli dissi: ma come mai, diciamo, non hai proprio nemmeno un mio cappello? Dice: guarda, da quando ho messo la foglia sotto al telo ho risolto tutti i miei problemi. Questo,
sicuramente, diciamo, poi andando avanti ho visto che, ma noi ricordiamoci sempre che la parte del cappello è la parte meno, diciamo, compattata, non si riesce a compattare come la parte centrale o meno. Quindi sostanzialmente quando si viene poi ad inserire solo il telo, lì sotto rimane dell'aria. Questa foglia, noi la chiamiamo foglia comunque, fa una sorta di effetto Dopapack, quindi elimina l'aria che rimane, diciamo, nella parte del cappello. Ed è per questo che dà una grandissima mano, diciamo, alla non formazione del cappello. Quindi io la consiglio vivamente. Tanti allevatori che hanno iniziato ad utilizzarla adesso non, anche se c'è difficoltà nell'inserirla. Poi, negli ultimi anni, anche noi come Tecnozoo, vi sono appunto queste telo più foglia tutto insieme, che permette, diciamo, con una sola operazione di mettere sia il telo che la foglia. Quindi io sono assolutamente d'accordo nel metterla, ma da quello che vedo in giro poi non è che è una cosa mia, è proprio da quello che vedo in giro. Quindi sì, d'accordissimo. Diciamo che un po' d'aria rimane sicuramente questo, quindi la miglior cosa foglia più telo. Benissimo Marco, ti ringrazio. Ne approfitto anche perché tra i commenti qua vedo il commento di una persona, che è il signor Bruno Fortuna, che mi dici essere un tuo cliente, un tuo allevatore. Io conosco solo così tramite Facebook, ma mi ripropongo di conoscerlo di persona non appena si potrà viaggiare un pochino di più, si potrà fare degli incontri, perché mi ha mandato un messaggio l'altro giorno dicendo: purtroppo non posso essere presente alla diretta perché ho avuto un problema di salute abbastanza importante. Vedo che è collegato, ci ha anche salutati, mi dici che sei collegato dall'ospedale, quindi mi fa tantissimo piacere e i miei auguri veramente arrivano a lui in maniera molto sentita. Penso che anche i tuoi. Ecco. Mi faceva piacere proprio nominarlo perché mi ha fatto estremamente piacere vedere il suo commento. Infatti personalmente stamattina già, diciamo, al telefono, però li rinnovo sicuramente. Bruno, purtroppo ho avuto un problemino, ma è tignoso, come dico io, quindi sicuramente ne uscirà fuori, senza dubbio. Benissimo. Andiamo avanti, Giuseppe, o c'è qualcos'altro? No, io non vedo domande qua, tu puoi andare avanti, vai pure avanti tranquillamente, sai che quando c'è qualcosa da chiedere io ti interrompo senza farmi troppi problemi. Allora, come dicevamo, iniziamo a parlare un po' delle fermentazioni. Parliamo delle prime, che sono le fermentazioni che chiamiamo buone, che sono quelle lattiche, che si sviluppano quando la massa insilata appunto presenta una temperatura compresa tra i 20 e i 30 gradi Celsius, quindi si tratta di una fermentazione fredda. E il substrato utilizzato da queste fermentazioni appunto sono gli zuccheri presenti nella massa insilata, quindi soprattutto glucosio, e da cui appunto si ottengono principalmente acido lattico, acido acetico e in minor parte si possono ottenere anche etanolo e anidride carbonica. E questo tipo di fermentazioni si hanno appunto quando il pH della massa insilata è compreso tra 3 e 4, e quindi soprattutto a pH 3 e 4, diciamo, lavorano. Questi batteri lavorano molto molto bene, con diciamo, e possono comportare delle perdite comprese tra i 2 e 3 punti di sostanza secca, comprese da 2 e 3 punti percentuali. E le condizioni ottimali appunto per fare in modo che questi batteri lattici svolgano appieno appunto il loro dovere, il loro lavoro, dipende da due fattori. Innanzitutto dalla presenza, come dicevamo prima, nel foraggio da insilare di zuccheri facilmente fermentescibili, e da qui ci ricolleghiamo al discorso dell'attitudine di un foraggio ad essere più facilmente o più difficilmente insilabile, e come parlavamo prima, dall'eliminazione completa dell'aria nella fase di insilamento. In caso di umidi, o comunque in presenza di aria, le fermentazioni che si possono sviluppare sono causate dai coli batteri che, utilizzando come substrato sempre gli zuccheri, producono acido acetico e anidride carbonica. Questi
Questa formazione dei colibatteri si ha quando il pH rimane all'interno della massa insilare a valori vicini alla neutralità, quindi intorno a 7. Muffe lieviti invece sono dovute a fermentazioni secondarie che si hanno negli insilati e che degradano i carboidrati non utilizzati dai batteri con la produzione, come dicevamo prima, di etanolo, che non è altro che un alcol che conferisce appunto quel caratteristico odore pungente che anche noi quando andiamo in aziende appunto in alcuni prodotti si sente e che comunque non ha nessun effetto sul pH appunto della massa insilata durante la fermentazione. I muffe lieviti diciamo bisogna un attimo sono queste muffe sono in grado di tipi diversi di micotossine, ma solo alcune di queste sono tossiche. E ad occhio nudo, appunto, possiamo osservarle, non si tratta perché quando noi mandiamo il campione comunque ad analizzare, comunque se facciamo un'analisi qualche giorno ci vuole, ma a occhio nudo già si può osservare che tipo di muffa è e come trattarla sostanzialmente, se sono presenti. Ad esempio quelle del genere Fusarium sono generalmente di colore rosso e sono in grado di produrre 20 micotossine diverse, tra cui appunto Donne Zea, fumonisinicina e tossina T2. Donne Zea le conosciamo molto bene perché? Perché sostanzialmente possono comportare problemi di fertilità, se presenti diciamo in concentrazioni elevate. Oltre al genere Fusarium, puoi trovare il genere Aspergillus, che non sono altro che delle muffe appunto di colore giallo-verdastro, che producono appunto le aflatossine. Anche queste, diciamo, sono ben conosciute dagli allevatori e sono molto tossiche appunto per gli animali. Ma quando c'è il problema, comunque, ce ne accorgiamo immediatamente. Poi abbiamo che da alterazioni di colore appunto verde-bluastro e producono micotossine come l'ocratossina A, la tossina PR, la patulina e la citrina. E altre che possono trovare sono quelle del genere Mucor, che diciamo producono queste chiazze appunto bianco-grigiastre sostanzialmente, non producono micotossine, ma solo gravi alterazioni dell'insilato, rendendolo appunto nell'animale poco appetibile. Quindi gli animali mangiano di meno in presenza di queste tossine. Le muffe, altre fermentazioni, diciamo cattive, chiamiamole cattive, non buone per ottenere un ottimo insilato, sono che, in presenza appunto sempre di ossigeno, di ossigeno quindi nella massa insilata e di foraggio umido sono i clostridi. I clostridi iniziano a proliferarsi quando la temperatura appunto rimane a valori di 40 gradi Celsius, quindi non scende immediatamente, e il pH diciamo è compreso tra 4 e 5. Utilizzano appunto zuccheri e acido lattico con la produzione di acido butirico, anidride carbonica ed ammoniaca. Questi composti possono innanzitutto determinare, come diciamo, la perdita di sostanze secche, anche di sostanze secche anche del 50%, la degradazione delle proteine che vengono appunto trasformate in ammoniaca e inoltre possiamo già a naso diciamo un po' riconoscere se ci sono o meno clostridi attraverso un in questo caso gli animali mangiano di meno il prodotto perché queste clostridi danno un odore poco gradevole appunto al palato dell'animale stesso. Inoltre, altra beffa, diciamo questo acido butirico non permette la discesa del pH sotto a valori 4, quindi diciamo rimane, si ha sempre più formazione di clostridi. E con la conseguente diciamo, produzione di un insilato di scarsa qualità, sostanzialmente.
azioni possiamo appunto riassumere il tutto per capire qual è l'obiettivo principale, dicendo che il silato di ottima qualità quando si ottiene? Quando le fermentazioni che avvengono all'interno del silos permettono un abbassamento repentino del pH sotto a di 4. I protagonisti appunto di questo abbassamento del pH sono appunto i batteri lattici attraverso la produzione di acido lattico. E l'aspetto negativo però è che la sola produzione di acido, appunto di questo acido lattico, può rendere gli insilati con pH basso più suscettibili all'innalzamento della temperatura in seguito appunto al desilamento, quindi quando noi poi andiamo ad aprire il nostro insilato. Questo perché si ha una ridotta stabilità aerobica in quanto appunto vi è entrata di aria e di conseguenza durante la fase di fermentazione deve essere prodotta una quota più alta possibile di acido acetico che appunto essendo un ottimo inibitore di muffe e di lieviti che causano appunto il riscaldamento della massa, regolano appunto questa stabilità aerobica. Quindi l'obiettivo principale è sicuramente un prodotto ricco in zuccheri, ma produrre anche più acido acetico possibile, proprio per... Marco, Sì. ecco, a tal proposito, no? Abbiamo ragionato fino adesso per trovare la soluzione per avere, come dici tu, un buon substrato per lo sviluppo dei batteri lattici, la maggior produzione di acido lattico, maggior produzione di acido acetico per la stabilità aerobica. Però noi fondamentalmente quando andiamo a desilare il nostro Silomais in trincea, ci scontriamo con la pratica. Con la pratica ci troviamo di fronte a un muro alto 2, 3, 4 metri, 5 metri, largo 10, 12, fino a 20 metri, no? Quindi una muraglia gigante di silomais e ogni giorno noi diamo alle vacche cosa? Diamo la parte peggiore del silomais fondamentalmente perché è quella che si ossida, no? Quindi dal punto di vista del desilamento, tu hai qualche indicazione da dare? Cioè quanto entrare, per ogni quanto rinnovare il fronte? Ci sono delle linee guida da seguire? Giuseppe, purtroppo questo è un grande problema in aziende perché trincee vecchie, trincee molto larghe soprattutto. Allora, come linea guida ne ho due. La prima, sostanzialmente, bisogna desilare uno spessore di almeno 10, dai 10 che va dai 10 ai 20 centimetri giornalieri. Cercare di desilare tutto. Quindi se non sono i 20 ma sono i 10 e tutto, su tutto il fronte va bene. Un'altra accortezza, diciamo che consiglio agli allevatori, è quello comunque di desilare in modo da mangiare almeno 1 metro di massa insilata a settimana in inverno, dove utilizzare poi quelle trincee, quindi progettare e quindi inserire diversi insilati. L'insilato, diciamo, da utilizzare in inverno sulle trincee più larghe, perché? Perché l'inverno ci aiuta un po' con le temperature e quindi possiamo anche desilare di meno rispetto all'estate, che invece è fondamentale, e consiglio almeno i 2 metri a settimana di desilamento, utilizzando appunto, se è possibile, questi prodotti su trincee, diciamo, più strette. Più si desila, diciamo, d'estate, meglio è sostanzialmente. Quindi ecco, un po' le accortezze da seguire sono un po' queste. Anche se c'è una progettazione di una nuova buca o così via, pensare, se è possibile, anche fare una trincea unica con un muro in mezzo e quindi avere una minor larghezza della trincea stessa. Questa poi, diciamo, dipende da azienda a azienda, dal numero di animali e da tutto quanto. Però ecco, i miei consigli sono questi. Quindi desilare almeno 10, 15, anche 20 centimetri, 20 possibile d'estate, utilizzando trincee strette, e desilare almeno 1 metro a settimana, e quindi almeno quei 12-13 centimetri, così in inverno, utilizzando le trincee più larghe. Quindi,
Ti ringrazio Marco per la risposta. Intanto ricordo, visto che in queste dirette Facebook sono tutto un rimescolamento di pubblico, gente che si collega, gente che si scollega, quindi volevo ricordare chi siamo e cosa stiamo facendo in questo momento. Siamo sulla pagina Tecnozoo ovviamente, in collegamento c'è il dottor Marco Pilocca che si occupa di nutrizione animale, ma soprattutto di parte agronomica, quindi ci sta spiegando come conservare al meglio i prodotti da utilizzare sull'alimentazione della vacca da latte. In questo caso stiamo parlando di silo mais, di insilamento del mais. Ti lascio andare, Marco. Ok, quindi finisco con questa slide dicendo che ad avere più zuccheri, più acido lattico possibile, più acido acetico, ma meno etanolo e meno anidride carbonica. Diciamo, le fermentazioni però possono essere, diciamo, pilotate attraverso l'utilizzo degli inoculi che rendono, appunto, possono rendere più, perché è di un insilato, riducendo le perdite di sostanza secca e dei suoi componenti nutritivi, sia in fase di fermentazione alla chiusura che di ripresa della fermentazione all'apertura del silos. Quindi sostanzialmente l'inoculo, se scelto bene, ci può aiutare sia nel momento diciamo della chiusura della trincea stessa, ma anche all'apertura, quando c'è il contatto appunto con l'aria. Un inoculo per insilato efficace comunque deve essere competitivo e dominante sulla microflora e quindi sulla flora epifita di cui parlavamo prima, crescendo più velocemente possibile rispetto a questa, nelle varie situazioni di insilamento, riducendo appunto velocemente, deve ridurre più velocemente possibile il pH e la proteolisi, quindi fare in modo che non vi sia molta degradazione delle proteine, e oltre a questo deve anche riuscire a controllare la crescita di lieviti e muffe. Batteri utilizzati appunto negli inoculi in due grandi classi: i batteri omolattici o detti anche omofermentanti, e questi diciamo producono da una molecola di glucosio due molecole di acido lattico più anidride carbonica. Includono diciamo quelli maggiormente utilizzati che conosciamo sono Lactobacillus plantarum, l'Enterococcus specium e i pediococci. E questi batteri migliorano il processo iniziale di fermentazione, quindi immediatamente vanno ad abbassare il più possibile il pH, accelerando appunto la produzione di acido lattico. Quindi abbassando immediatamente il pH si ha anche una riduzione della degradazione delle proteine con la non formazione di enterobatteri e clostridi, ma rispetto all'altra grande classe non migliorano la stabilità aerobica dell'insilato all'apertura. Quindi non sono appunto efficaci in questo passaggio, e quando appunto si ha il contatto dell'aria, appunto si riavviano in questo caso le fermentazioni, quindi anche un insilato diciamo freddo, se non si controlla questa stabilità, può andare incontro a diciamo aumento delle temperature e così via, ripartono le fermentazioni. Per i batteri omolattici si consiglia appunto un'applicazione di 100.000 unità formanti colonie per grammo di foraggio fresco, e come dicevo, oltre a questi batteri omolattici, grande categoria sono i batteri eterolattici. Questi invece riescono a trasformare appunto una molecola di glucosio in un 60-70% di acido lattico, più diciamo una buona concentrazione di acido acetico e piccole quantità appunto di etanolo e mannitolo e così via. E per quanto riguarda diciamo dei batteri eterolattici, utilizzato come coloratore insilato, avendo appunto la capacità di convertire moderati quantitativi di acido lattico in acido acetico, che come
appunto, diciamo prima, è un potente inibitore di lieviti e muffe. E queste fermentazioni partono, diciamo, più lentamente rispetto appunto alle altre e continuano durante lo stoccaggio del prodotto e richiedono, per essere efficaci, molto efficaci, almeno 60 giorni, ancor meglio di stoccaggio del prodotto e quindi di non apertura dell'insilato stesso, ancor meglio se passano 80-90 giorni di tempo. Questo infatti spiega perché, diciamo, insilati aperti, diciamo, più tardi, quindi a 80-90 giorni, sono più stabili rispetto, a quelli aperti, prima. E per i batteri eterolattici si consiglia comunque un'applicazione di almeno 400 unità formanti colonie per grammo di foraggio fresco, e mentre 600.000 per quanto riguarda il pastone di mais. Utilizzando comunque in queste concentrazioni più basse, si ha la possibilità di un non funzionamento dell'inoculo, però diciamo ecco, queste sono un po' le linee guida che noi diamo per Marco, utilizzare. Dimmi. una domanda. Dal punto di vista pratico, quando mi trovo di fronte a un cartellino di un inoculo, sulla bustina troviamo l'indicazione dell'UFC, cioè dell'unità formanti colonia per grammo, e quindi ci dà l'indicazione di quanti batteri ci sono vivi all'interno di questo prodotto. Questi batteri devono svilupparsi in maniera veloce, abbiamo detto, all'interno della massa, in maniera efficace. Quindi, al di là della concentrazione in unità formanti colonia, che è importante, il ceppo fa la differenza o no? Cioè un ceppo piuttosto che un altro si sviluppa in maniera migliore all'interno della massa, perché poi noi parliamo sempre di grossissime masse e non in condizioni ideali. Quindi poi il batterio deve crearsi l'ambiente, deve cercare di adattarsi. Quindi il ceppo fa differenza all'interno del prodotto. Allora, guarda, Giuseppe, sicuramente fa differenza. Infatti, tante volte capita di trovare in azienda comunque o di vedere dai clienti delle proposte di inoculi dove ti dicono: guarda, la concentrazione mia è più alta rispetto a quella di un altro. Ok, non c'entra niente questo discorso. Perché? Perché tutto dipende dal tipo di ceppo utilizzato. Quindi ogni azienda, come l'Adcon nel nostro caso, che ha selezionato questi ceppi e li seleziona da circa 30 anni, ci dà delle raccomandazioni su qual è la concentrazione minima da utilizzare. Quindi poi è il ceppo che fa la differenza, non è il numero, la concentrazione più alta che ti permette. Serve concentrazione più alta in alcuni casi perché quel ceppo lavora bene a concentrazioni più alte. Quindi non dipende un po' dalla concentrazione, ma bensì dal ceppo proprio, come viene utilizzato, da quant'è che è stato selezionato, che tipo di ceppo è. Ci sono anche alcuni studi che parlano di ceppi diversi, ceppi proprio su questo discorso, che servono concentrazioni più basse rispetto a quelle raccomandate, proprio perché è il ceppo che influenza il tutto e non le unità formanti colonie totali. Quindi sicuramente al ceppo. A conferma del fatto che quando siamo stati in Adcon, io e te e anche altri in viaggio in Germania, dove il nostro fornitore di questi inoculi batterici, c'era estrema attenzione all'aspetto microbiologico, tant'è che la parte dello stabilimento adibita alla produzione dei ceppi microbici era quasi blindata, perché assolutamente era molto importante mantenere la purezza dei ceppi e evitare assolutamente delle contaminazioni, perché è quasi come in un forziere, un ceppo efficace da utilizzare per la replicazione. Ecco. Esatto, sì, no, infatti era proprio blindatissimo, è vero Giuseppe. Mi ricordo benissimo. Andiamo avanti.
E vabbè, vediamo l'acido acetico che è un potente inibitore appunto di lieviti e muffe. Vi voglio far vedere un attimo quello che comporta la differenza di un omofermentante rispetto a un eterofermentante, cioè quello che noi ci dobbiamo vedere, comunque l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre quando andiamo poi a valutare attraverso delle analisi se il ceppo, quindi se l'inoculo che abbiamo utilizzato ha funzionato o meno. In generale possiamo dire che gli omofermentanti comportano rispetto ad un eterofermentante una minor perdita di sostanza secca di circa 2 punti, anche se diciamo la digeribilità della sostanza secca è pressoché simile. Per quanto riguarda però questi omofermentanti, peggiorano, come abbiamo visto prima, la stabilità aerobica rispetto agli eterofermentanti. Da questo appunto, da ciò che abbiamo detto, si può facilmente intuire che, diciamo, quale potrebbe essere, da un punto di vista di fermentazione, l'inoculo ideale. L'inoculo ideale dovrebbe essere costituito da sia ceppi o da un ceppo omofermentante, quindi da batteri omofermentanti e da almeno un batterio appunto eterofermentante. L'insieme tra i due tipi di ceppi dovrebbero comportare i migliori risultati. Però andiamo sempre a ricordare, come dicevamo prima, che l'umidità, soprattutto i zuccheri e l'alto, il basso potere tampone incidono comunque su questi prodotti. Quindi, se addirittura è anche stato osservato, ad esempio, che il pH scende molto più velocemente utilizzando un inoculo che presenti sia gli omo che gli eterofermentanti. Quindi, diciamo che l'ideale sarebbe utilizzarne proprio uno che ha entrambi, diciamo, i ceppi. E da questo però, come abbiamo detto prima, bisogna fare delle differenziazioni perché su una leguminosa, come potrebbe essere appunto l'insilamento di un'erba medica, dove comunque gli zuccheri sono pochi e il potere tampone è alto, bisogna far sì che il pH scenda molto molto velocemente. Ed è stato osservato che questo è possibile grazie, diciamo, all'utilizzo dei batteri omofermentanti. Quindi questi abbassano immediatamente il pH e inoltre riescono ad utilizzare anche quei zuccheri solubili, quei pochi zuccheri solubili presenti all'interno della pianta stessa. Per quanto riguarda invece graminace e sorgo, avendo comunque un grado di umidità, diciamo, un po' più basso, o comunque essendo diciamo piante più ricche in zuccheri, si può ipotizzare, io utilizzo, poi vi farò vedere anche una tabella, utilizzo un prodotto che presenta sia omo che eterofermentanti, sia batteri omo che eterofermentanti. Per il mais invece possiamo utilizzare appunto gli eterofermentanti tranquillamente, perché poi sono prodotti che normalmente vengono, essendo ricchi in zucchero, non hanno bisogno di una spinta iniziale per abbassare repentinamente il pH. Già ci pensano gli zuccheri e quindi la formazione di acido lattico presente appunto nell'insilato stesso. Quindi bisogna stare più attenti ad un discorso del momento dell'apertura e del mantenimento del pH comunque a valori bassi, e far sì che diciamo, questi inoculi lavorino anche per la stabilità, come parlavamo prima, aerobica. Per quanto riguarda comunque queste considerazioni, dipendono sempre da, come diciamo prima, dal prodotto che ci troviamo avanti, se è più troppo secco, se è troppo umido. Quindi poi in base al prodotto che uno ha, si decide insieme quale inoculo utilizzare. Sicuramente nei casi di graminace e sorgo, poiché l'umidità può essere diversa, ma anche nelle leguminose si preferisce appunto l'utilizzo di batteri appunto omo ed eterofermentanti. Quindi questo è un po' il sunto di quale inoculo utilizzare nei diversi casi. E
come diceva giustamente Giuseppe, noi lavoriamo da anni con Adgon. Adgon è una ditta, appunto, un'azienda tedesca che è specializzata non solo nella commercializzazione di questi inoculi, ma anche nella commercializzazione di acidi organici e dei loro sali. E conferisce prodotti, appunto, completamente biodegradabili, quindi sono prodotti sia biodegradabili che a basso impatto ambientale. In questa tabella, diciamo, viene inserito tutto il discorso di qual è l'inoculo migliore da utilizzare in base alla sostanza secca, in base al tipo di prodotto, appunto, che abbiamo avanti. E noi da Adgon prendiamo quasi tutti i vari ceppi, soprattutto appunto dei prodotti inoculanti, quali il Cofasil LAC, che non è altro che appunto questi inoculi. Il Cofasil LAC contiene all'interno lattobacillium fermentativi, quindi quelli che abbassano immediatamente il pH. E come consiglio, noi lo consigliamo sia su leguminose, ma come vi dicevo prima, si può utilizzare anche su erbai e miscugli, in base, diciamo, al taglio, in base a, comunque, alla maturità della pianta stessa. Viene utilizzato un grammo di prodotto per tonnellata, quindi con una busta da 100 grammi andiamo, appunto, a trattare 1000 quintali di prodotto. E come ceppi, appunto, utilizziamo due diversi ceppi di Lactobacillus plantarum. Il range ottimale, come dicevo prima, di utilizzo è quando la sostanza secca è compresa da un 20-25% fino a un 45%. Come parlavo prima, possiamo osservare in questa scheda, diciamo, il totale della conta di batteri, appunto, presenti all'interno del prodotto, 1 per 10 alla undicesima unità formanti colonie. Quindi, con il quantitativo di cui vi parlavo prima, riusciamo tranquillamente, ma ne diamo anche di più, qualcosina di più, ma sono 100.000 comunque unità formanti colonie per grammo. E oltre a questo, appunto, vi riporto anche questa tabella in cui è stata fatta una prova, appunto, di utilizzo di questo prodotto con e senza l'utilizzo dello stesso. Come possiamo vedere, appunto, c'è una parità di sostanza secca, quindi non si è persa, anzi, ha migliorato qualcosa da un punto di vista di sostanza secca. Il pH invece si è ridotto, è arrivato a 4, perché sappiamo che appunto erbai o comunque leguminose è più difficile portare il pH sotto al 4. È aumentata la concentrazione di acido lattico, si è avuta un'importante riduzione dell'acido butirico e si è avuto anche un aumento della digeribilità del prodotto stesso utilizzando il Cofasil LAC. Questo teniamolo bene a mente anche per, diciamo, poi altre cose vedremo più tardi. Perché? Perché tante volte mi capita la stessa domanda: se conviene economicamente spendere quei pochi centesimi in più su, diciamo, utilizzare l'inoculo o no. Cofasil Duo, che invece, come dicevo prima, è costituito da entrambi i lattobacilli, quindi sia iomo che eterofermentativi. E questo nostro prodotto presenta, due ceppi di plantarum più un buc neri. Quindi plantarum lavora sui clostridi, abbassamento repentino del pH, non permette la formazione di clostridi, mentre il buc neri va incontro al punto attivo per le muffe, per i lieviti e per il riscaldamento della massa quando si apre il prodotto. Anche in questo caso, diciamo, abbiamo dei prodotti, una bustina, appunto, ci trattiamo 1000 quintali di mais, e anche qui il range ottimale di utilizzo varia tra i 25 e il 45%. Tecnica dove, appunto, si riportano le varie concentrazioni e quindi, dandole quel quantitativo, riusciamo a trattare in maniera perfetta il nostro insilato. Poi il Cofasil S, invece, che contiene solo lattobacilli eterofermentativi, quindi sono quelli che utilizziamo normalmente sul mais, si possono utilizzare anche sul sorgo, come dicevamo prima, in base all'umidità.
e comunque a piante ad elevato contenuto di zuccheri. Un po' la scheda, diciamo, niente di particolare, nel senso che essendo un book neri lavora molto 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 bene. Noi sono diversi anni che lo utilizziamo tutti e tre, sinceramente non abbiamo trovato grosse problematiche nella somministrazione. Comunque questo appunto possiamo utilizzare anche in alcuni casi, soprattutto in casi estremi, ovvero casi in cui c'è un'estrema umidità o il prodotto è molto secco, consigliamo l'utilizzo di acidi, come appunto il nostro Coface Stabil. Il Coface Stabil, diciamo, è costituito da benzoato di sodio e sorbato di sodio. E questi due sono sali che, andando incontro appunto alle naturali fermentazioni dell'acido lattico, rilasciano acido ascorbico e acido sorbico e acido benzoico. E questi hanno proprietà batteriostatiche e fungistatiche, penetrando appunto all'interno della parete cellulare delle varie muffe o funghi. E altro prodotto che è l'AgeCon2, si tratta sempre di un acido. Questo, essendo però l'acido propionico un acido molto corrosivo, questo prodotto è presente in piccola parte, e l'altra parte è costituita dal propionato di ammonio che a contatto con diciamo la parete e quindi con la struttura della pianta va a formare attraverso le fermentazioni appunto acido propionico stesso. Quindi è un precursore questo propionato di ammonio è un precursore dell'acido propionico. L'acido propionico che appunto anch'esso acidifica la massa in fermentazione e appunto indirizza queste fermentazioni nella giusta diciamo abbassando il pH e così via, come abbiamo sempre detto prima. E l'AgeCon2 o anche lo Stabil, ma soprattutto l'AgeCon2, noi l'abbiamo provato anche e ci ha dato ottimi risultati anche utilizzandolo solo sulla formazione, sulla parte del cappello, e quindi sul cappello, sui bordi e sulle rampe e sugli angoli di giunzione. Tante volte mi capita che non tutte le macchine diciamo, che trinciano i prodotti hanno la classica pompetta, diciamo, con la quale erorare questi prodotti. Quindi, nel caso in cui non c'è la possibilità, alcuni me lo fanno anche, diciamo, con la pompa a mano, ma è un lavoro particolarmente duro. Dove non c'è possibilità appunto di erorare i noculi, ad esempio sul mais e così via, si può ipotizzare di utilizzare un prodotto del genere per proteggere appunto stabilizzare comunque e proteggere il cappello dell'insilato stesso. Questo prodotto noi lo utilizziamo anche per stabilizzare il fronte della trincea nel caso in cui, come dicevamo prima, non si riesce a rinnovare giornalmente o se ne rinnova una piccola parte. Chi l'ha utilizzato mi dice comunque che raffredda veramente la trincea stessa, il fronte della trincea, quindi fa il suo lavoro sostanzialmente. Questi due prodotti, ricordiamoceli, di un argomento che sostanzialmente saranno da pochi anni che è uscito, però sta prendendo sempre più interesse, che è quello appunto dei foraggi affienati. E l'utilizzo su questi foraggi, se appunto è possibile utilizzare qualche prodotto per aumentare, perché come abbiamo visto prima, le perdite, diciamo, che si possono avere in campo durante la fienagione possono arrivare anche a un 25 ma più percentuale di valori nutritivi. Vi ricordo appunto che il fieno è un foraggio essiccato, quindi ha un'umidità compresa tra l'8 e il 15%. E l'obiettivo appunto qual è? È quello di ridurre l'umidità per preservare appunto il fieno dai processi degradativi. Infatti un tempo di essiccazione in campo lungo, come vi dicevo prima, porta a una maggior perdita di nutrienti dovute appunto alla respirazione cellulare.
Tante volte troviamo il tempo, alcune stagioni non permettono di far essiccare in modo eccezionale il prodotto. Quest'anno mi è capitato qualche allevatore che, diciamo, vedendo giornate belle appunto di inizio maggio, ha falciato, poi qualcuno misurando un po' l'umidità era un po' altina, un po' troppo altina. Questi, diciamo, foraggi affienati quindi possono essere trattati da poter pressare lo stesso prodotto a umidità più elevate rispetto a quelle consigliate. Vi ricordo appunto che l'umidità consigliata al momento della pressatura è di un 18-20% per balle prismatiche piccole, di un 15-18% per palloni rotondi e di un 13-15% per balle prismatiche grandi. Con questo tipo di prodotto, quindi utilizzando un acido a un'umidità maggiore, ovvero da un 18 al 25% di umidità. E questo è possibile, perché? Perché questi acidi comunque non inibiscono la crescita delle muffe e dei batteri aerobi, quindi comportano una minore respirazione cellulare, un minore accumulo di calore, molto importante perché ne sentiamo tutti i giorni di qualche, diciamo, capannone con balloni sotto che vanno a fuoco per appunto questo calore, minor perdite di sostanza secca, minor perdite quindi di valore nutritivo. L'acido propionico, come vediamo prima, quindi il nostro AG2, ad esempio, è il più efficace, ma come dicevo è anche l'acido più corrosivo, quindi bisogna trovare altre forme. Una miscela di acidi, ad esempio, come è il nostro Coface Stabile, potrebbe essere la miglior soluzione, perché appunto hanno un'azione per contatto sulla superficie della pianta. E questa considerazione possiamo dire che sugli insilati si possono utilizzare sia gli inoculi, poi la scelta dipende se sono leguminose, mais, sorgo come abbiamo visto prima, sia diciamo anche acidi nei casi estremi. Per quanto riguarda invece i fieni, è molto interessante dalle ultime, diciamo, dalle ultime esperienze anche avute. Adesso fra poco riuscirò ad avere anche analisi più precise dal punto di vista dei foraggi, però vedo che comunque il prodotto si presenta prima di tutto con una bella colorazione, non va incontro, diciamo, appassimento totale. E anche dal punto di vista nutritivo rimaniamo comunque a valori maggiori rispetto al prodotto essiccato in campo senza dare niente. Diciamo, oltre alla commercializzazione, comunque vi dicevo, mette a disposizione il proprio servizio tecnico e questo team appunto che valuta l'effettiva efficacia dei prodotti attraverso analisi che si possono fare appunto nel momento dell'insilamento, ma 1 mese, 2 mesi, a seconda diciamo di che prodotto viene fatto e anche i tempi di apertura del prodotto stesso. Quindi abbiamo anche a disposizione appunto i tecnici o comunque il team va in giro anche con sonde per misurare l'umidità, quindi dare consigli all'allevatore di quando aprirlo, se è il momento ideale, se aspettare un'altra settimana e così via. Quindi ecco, vi volevo terminare facendo vedere, perché questa è proprio un'analisi, diciamo che ho fatto su un prodotto, questa è un'azienda di Roma che adesso, come adesso, sta viaggiando sui 35 litri di media. E tutti gli anni, ormai sono 3-4 anni che lavora con noi con gli inoculi, però non riusciamo mai con il dottor Cristiano Sensi a riuscire a chiudere la buca, perché non la chiudiamo per niente in questo caso. Purtroppo il prodotto ci serve subito, utilizziamo la prima parte del prodotto sicuramente non sulle vacche, ma diciamo su animali, su altri animali, quindi su manze che è in pochi chili, non tantissimi chili. Comunque, volevo far osservare come questo prodotto è stato insilato il 27/4. Ho preso il campione il 6 maggio
L'ho ripreso l'8 di luglio. Per quanto riguarda la sostanza secca, diciamo come diciamo prima, utilizzando il Coafasil 2 in questo caso, quindi ho utilizzato, essendo questo insilato costituito da un primo taglio di erba medica, mischiato però con graminaccio e così via, abbiamo deciso, ma ormai sono diversi anni che utilizziamo il Coafasil 2. Possiamo osservare appunto una diminuzione del nemmeno del 3% della sostanza secca. Possiamo vedere appunto che c'è stato un miglioramento anche del minimo della parte proteica, quindi non c'è stata perdita della parte proteica e quindi l'inoculo ha lavorato bene. L'NDF comunque, la parte dell'NDF è diminuita, poi vedremo anche, prossimamente dovrei avere anche i risultati per quanto riguarda l'NDF digeribile di questo prodotto. E l'ADF, diciamo, è rimasta pressoché identica e il pH invece è passato da un 4,42 a un 3,66. Quindi l'utilizzo del Coafasil 2 in questo caso ci ha aiutato tanto, soprattutto all'inizio perché il pH, e vi ripeto, questo è purtroppo è un insilato che noi non ci permette nemmeno di chiuderlo per una settimana, 10 giorni. Sono passato oggi da lui e mi diceva: guarda, forse anche col mais dobbiamo fare la stessa cosa. Dico: aspetta, vediamo un attimo sul mais, perché è un po' differente la cosa. Quindi, ecco, questa è un po' un'analisi di un prodotto fatto poco tempo fa, dove c'è, secondo me, convenienza dell'utilizzo dell'inoculo. Marco, Sì. posso fare una considerazione? Sì. Spesso mi imbatto in allevatori, agricoltori, che sono dibattuti sull'utilizzo di inoculi piuttosto che di conservanti chimici. Allora, l'inoculo sicuramente non è corrosivo, l'inoculo microbiologico perché viene disciolto in acqua. Substrato sono zuccheri con i batteri, quindi sciolto in acqua non dà nessun problema di corrosività. L'unica attenzione è da porre sul corretto dosaggio di utilizzo, insomma, che scenda davvero il prodotto a 1 g/tonnellata, perché quello è fondamentale. Per quanto riguarda invece l'utilizzo di inoculi, non sono inoculi, di conservanti chimici da montare, quindi da montare, che devono essere spruzzati sull'andana prima della pressatura. Noi di Tecnozoo possiamo fornire anche, commercializziamo anche le pompe adatte a fare questo, quindi la botte con tutto l'impianto, con gli ugelli corretti. Noi riusciamo ad assicurare che comunque con un Coafasil Stabil non abbiamo problemi di corrosività, perché a volte viene mal di cuore vedere delle presse bellissime che costano parecchie decine di migliaia di euro. Ecco, dobbiamo essere sicuri che questi prodotti non corrodono nemmeno un centimetro quadrato di vernice di questa macchina. Io penso che con lo Stabil siamo assolutamente certi di questo, no? Volevo la tua conferma, perché è un tema Rispetto molto importante. al propionico sono acidi molto meno corrosivi, quindi si può tranquillamente utilizzare lo Stabil senza problemi, senza corrosioni di macchine e così via. Noi commercializziamo, come giustamente tu dicevi, la macchina diciamo da montare sulla pressa, ma alcuni diciamo anche contoterzisti che hanno macchine un po' più vecchiotte sono interessati anche loro a montarla, non tantissimo, ma se glielo richiede l'allevatore che da anni lo fa, sono anche loro interessati a montare queste macchine. Sono semplici macchine appunto costituite da una pompetta che pesca appunto il prodotto all'interno diciamo di serbatoi che possono essere di diverse dimensioni e poi vi sono appunto dei ugelli che vengono sistemati nel caso della pressa, diciamo, della macchina della pressa davanti alla parte del raccoglitore. E per quanto riguarda anche la macchina, diciamo, per insilare mais e così via, possono essere anche in questa casa montati lì. Una cosa che noi di Tecnozoo, allora, noi commercializziamo un tipo di queste pompette, ne stiamo provando un altro tipo molto più interessante dove dovremmo avere anche a disposizione degli ugelli in ceramica che
non comportano proprio problemi di corrosione della macchina stessa. Quindi vediamo un attimo, ancora la stiamo sperimentando, ancora non la commercializziamo, però la stiamo sperimentando. Quindi potrebbe, ecco, potrebbe breve avere una novità anche da quel punto di vista, anche se la macchina che utilizziamo adesso va comunque molto bene. Però cerchiamo sempre di migliorare, Giuseppe, no? Quindi come dietro c'hai voglio il meglio, cerchiamo anche noi di fare da dare il meglio agli allevatori. Quindi ecco, siamo sempre alla ricerca di novità, sostanzialmente Certo. migliorano un pochino. Se hai finito con la presentazione, puoi togliere la. Ah no, hai ancora delle No, slide conclusive. devo fare alcune considerazioni perché è importante, perché poi dicono, vabbè, ma di qua di là. Allora, innanzitutto diciamo che le fermentazioni che avvengono durante la conservazione di un insilato, di un foraggio affienato, di un insilato, possono essere pilotate, come diciamo prima, attraverso l'utilizzo di inoculi acidi. Però bisogna tenere presente che questi non sono la panacea di tutti i mali, nel senso se non è che un insilato cattivo attraverso l'utilizzo dell'inoculo sicuramente cioè, diventa un insilato ottimo. Sicuramente dà una grossa mano, soprattutto in questi casi, dà una grossa mano per cercare di limitare il più possibile, diciamo, perdite varie o comunque di poter utilizzare anche una concentrazione, una quantità maggiore all'interno di una reazione. La scelta del tipo di inoculo, come dicevamo prima, rispetto ad un altro, dipende da molteplici fattori, come abbiamo detto, che determinano questa attitudine di un foraggio all'insilamento. Tecnozoo per questo appunto mette a disposizione dei suoi clienti tutti gli strumenti necessari per il prodotto. L'uso degli inoculi o degli acidi comunque incide pochi centesimi per vacca al giorno e dalle esperienze un po' viste e tutto quanto, può fornire potenzialmente un buon ritorno economico dell'investimento in termini di costo alimentare. Pensiamo solo a migliorare di 2-3 punti percentuali la proteina, o comunque mantenere una proteina più vicina possibile a quella della massa appena insilata. Mantenere valori di amidi, ad esempio, comunque importanti, su un silo mais maggiori del 30%, ad esempio. Sono tutte considerazioni da fare, da capire, diciamo, quanto dal punto di vista, questo insieme al nostro team anche di alimentaristi si può tranquillamente valutare, insieme lo possiamo valutare anche noi, per capire realmente se investo 10, quanto ad esempio mi ritorna? Sicuramente c'è ritorno economico, questo è poco ma sicuro. Poi tante volte c'è discorso, ma non abbiamo la pompetta, come dicevo prima, che un po' limita questa cosa. E comunque, oltre a questo, pensiamo sempre alla sanità degli animali attraverso gli alimenti che noi diamo. Quindi anche in questo caso è importantissimo, diciamo, dare ai nostri animali alimenti più sani possibili. Io ho finito, Giuseppe. Bene Marco, ti ringrazio. Controllo un attimo se ci sono delle domande, se lasciamo tempo, se ci fosse qualcuno che deve porre delle domande. Intanto ti ringrazio per la presentazione che è stata veramente completa e interessante. I prossimi appuntamenti e quelle dirette saranno tra circa un mese, stiamo tenendo la cadenza circa mensile, quindi sarà verso la fine di. Sarà verso la fine di agosto, decideremo se farla sempre sulla pagina Tecnozoo o farla più ristretta sul gruppo Facebook. Quindi, se qualcuno di voi non è iscritto al gruppo Facebook della mia pagina, lo può fare. Si chiama Dei Ricavo, dottor Giuseppe Barbieri, dove periodicamente teniamo degli incontri di tema zootecnico, agricolo, agroalimentare, insieme a degli esperti, a degli esperti di settore del gruppo Tecnozoo, e quindi si possono porre domande. E comunque apprendere per cercare di diffondere cultura all'interno del nostro ambiente, ecco, per poter crescere sempre, sempre insieme. E, Marco, se non ci sono domande, io chiuderei la diretta e ti ringrazio tantissimo, insomma, perché veramente sei stato eccezionale. Buona serata a tutti, allora. Ciao.
Buona serata e al prossimo incontro.